Il freddo di oggi non ha fermato le celebrazioni per Santa Barbara dei Vigili del Fuoco Volontari di Rivarolo Canavese? No, non ha fermato le celebrazioni, siamo riusciti a svolgerla lo stesso, anche se il tempo non ci ha aiutati, comunque è riuscita la festa. Il giro nelle omaggi floreali a diversi cippi dei Vigili del Fuoco, al passaggio livello, al cimitero, in comune, al distaccamento. Sì, abbiamo fatto il classico giro che facciamo, il passaggio a livello a Favria, al cimitero, al comune, poi siamo andati a Messa. È andato freddo, ma ce l'abbiamo fatta. Sempre operativi i Vigili del Fuoco, difatti anche adesso una squadra sta uscendo, non vi fermate mai. E l'associazione Vecchi Pompieri 1912 Onlus sta proprio in questi giorni raccogliendo i fondi per riuscire ad acquistare un nuovo mezzo per il vostro distaccamento. Sì, stiamo continuando a raccogliere fondi per il mezzo, ovviamente a rilento, come è stato già ribadito, e piano piano siamo fiduciosi dell'obiettivo. Nel frattempo continuo a ringraziare il personale del distaccamento per riuscire sempre comunque a garantire il soccorso tecnico urgente, riuscire comunque a garantire la grande marcia per cercare di recuperare i fondi per il mezzo e tutto il lavoro che abbiamo comunque dietro nel mantenere in piedi turni, servizi, caserma e famiglia. Quindi anche un'altra cosa molto importante è ringraziare tutte le famiglie dei nostri vigili per tutto quello che fanno. Una cosa alla quale forse non si pensa mai, che appunto siete volontari, quindi sacrificate il vostro tempo libero, il tempo dedicato alle famiglie per aiutare il prossimo. Sì, è proprio l'obiettivo, è sempre quello, aiutare il prossimo per tutto quello che possiamo. Come ogni anno i Vigili del Fuoco Volontari di Rivarolo Canavese celebrano Santa Barbara e non può mancare l'amministrazione. Certo, oggi i Vigili del Fuoco, non solo, anche gli artiglieri hanno celebrato la loro padrona Santa Barbara. È come tutti gli anni un momento importante, un momento per dire grazie ai Vigili del Fuoco che operano costantemente, quotidianamente per il nostro territorio, per il benessere, per l'attenzione che hanno verso i cittadini canavesani. Ed è anche il momento, oggi è stato, quello per ricordare un pochino a tutti, ma ricordare a coloro che hanno nel cuore i Vigili del Fuoco, che i Vigili del Fuoco da tempo stanno raccogliendo fondi per andare ad acquistare un mezzo importante che a loro serve per l'attività che svolgono quotidianamente. Mancano ancora una quota elevata di denari per riuscire ad acquistarlo, e quindi l'appello che voglio fare io a nome loro è quello di contribuire per questo acquisto importante, che serve non ai Vigili del Fuoco ma serve a noi, serve ai cittadini, serve alla popolazione.